Direttore generale di FOMAL. FOMAL è la scuola di ristorazione di Bologna, accreditata dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere attività formativa in questo ambito che è trainante per l'economia del nostro territorio, come sappiamo, ed è anche un ambito, un settore che mantiene performance occupazionali importanti, sia in termini di domanda che di offerta. Il nostro impegno, e tra l'altro è un impegno sostenuto dagli enti pubblici, ringrazio tra l'altro qui, vedo presente l'assessore della provincia di Bologna, Giuseppe De Biasi, assessore alla scuola, formazione e lavoro, oltre che altre deleghe, sono molte, che è uno dei nostri enti finanziatori. Noi siamo un ente che appartiene al privato sociale, fondamentalmente facciamo capo alla diocesi di Bologna, ma che gestisce il finanziamento pubblico, di cui la provincia e la regione sono in particolare finanziatori. Ringrazio della sua presenza perché il preavviso è stato molto limitato, quindi è un segno di attenzione anche per questa innovazione. Noi, dicevo, facciamo formazione sulla ristorazione e abbiamo sempre la tensione a cercare modalità di formazione e di transizione verso il lavoro innovative, agganciandoci alla società, agganciandoci al mercato del lavoro. Ecco, questo progetto rappresenta davvero un'innovazione importante, direi per tre temi fondamentali. Un tema è quello culturale, il tema formativo e il tema occupazionale. Il tema culturale è stato accennato: utilizzare, valorizzare un brand importante per la città come quello di Bologna Football Club per promuovere il prodotto Bologna in tutto il mondo e in particolare il prodotto Bologna più eccellente, più famoso, che è il prodotto enogastronomico, la cucina bolognese. Utilizzare la squadra per veicolare anche questa potenzialità della città. E da questo punto di vista siamo anche in contatto con il Comune di Bologna, che ha un suo percorso, come forse saprete, di realizzazione di un brand per la città, proprio nell'ottica di fare marketing territoriale in Italia e nel mondo, e noi ci vorremmo agganciare a questo lavoro proprio perché va nella stessa direzione: promuovere la città, promuovere la squadra, promuovere la cucina bolognese. Il secondo elemento è l'elemento formativo. Noi pensiamo con questo progetto di creare un'impresa formativa, la chiamo così. È una modalità nuova di fare formazione in cui c'è una vera e propria, si crea una vera e propria impresa che creeremo attraverso la nostra cooperativa di riferimento. All'interno dell'impresa si fa formazione, cioè l'impresa vive attraverso il contributo dei ragazzi che si formano. Questo è un elemento di grande valore perché fare formazione in un contesto produttivo vero e proprio, dove bisogna far quadrare dei bilanci, bisogna fare un prodotto che stia sul mercato, eccetera, è un livello di responsabilizzazione educativa molto più importante che simulare delle esperienze all'interno di aule scolastiche o in contesti protetti. Ecco, un'impresa formativa è un'impresa che sta sul mercato ma si avvale del contributo di allievi che si formano durante, all'interno del prodotto formativo. Una learning organization la chiamano, cioè un'organizzazione che apprende, che impara. L'ultimo elemento è l'elemento occupazionale, cioè noi vorremmo addirittura che questo Bologna Football Catering, crescendo, portasse valore al Bologna, portasse valore alla città, ma fornisse anche, producesse anche occasioni occupazionali nuove per i nostri stessi allievi. Se il settore crescerà, se i catering saranno tanti, se l'impresa formativa crescerà, avrà bisogno di persone, di giovani qualificati, e quindi potrebbe diventare davvero il trampolino di lancio di uno sbocco occupazionale vero e proprio. Questi, in estrema sintesi, sono gli elementi qualificanti su cui, diciamo, andiamo a mettere insieme un brand importante, una vocazione, quella della cucina bolognese, tradizionale e molto valorizzabile, insomma, molto conosciuta e famosa, insomma, molto di qualità. L'elemento formazione, l'elemento occupazione, proviamo di far stare insieme questi valori in un progetto che si sostenga, che abbia futuro. E grazie, devo dire, poi magari appunto potrà dire qualcosa anche lui, al filo conduttore, alla persona un po' con cui abbiamo collaborato e che collabora con noi, che è Mirko Galignani,
che sta tramando queste idee, questa visione all'interno di un progetto che abbia una sua capacità di sostenersi.